Carissimi amici, buon pomeriggio, bentrovati al nostro appuntamento solito. E noi questo pomeriggio abbiamo da presentare il Parker Variant. È già da diverso tempo che è uscito sul mercato, ma mi sono trattenuto per qualche mese perché era uscita una versione precedente, ve la ricordate? Quella con l'anodizzazione in nero, che aveva il manico nero, però aveva dei problemi di costruzione. Non era valido come rasoio, aveva dei problemi di disallineamento e quindi è stato ritirato dal mercato. Abbiamo questo nuovo in nuova versione e con anodizzato, in questo caso chiaro, e la caratteristica che fa la differenza è che sul fondo del manico, cosa importante che adesso verifichiamo, è che ci sia appunto impresso India, questa punzonatura, se così si può chiamare, India. E adesso ne vediamo un attimino le caratteristiche e vediamo questo rasoio come... Scusi, ma io l'ho fatto la doccia, costituito. Allora, stavo dicendo... Allora, innanzitutto è molto pesante questo Parker. Non si può avere il bagno occupato così tanto, però, è ora di finire. Ha una costruzione molto solida. Andiamo a verificare le misure e i pesi. Partiamo col peso. Poi c'è una sorpresa, perché con le misure abbiamo utilizzato uno strumento nuovo. Vediamo se innanzitutto siamo capaci di utilizzarlo e vediamo un po' il peso di questo Parker Variant, veramente pesante. Qui siamo a 114 grammi, rasoio regolabile. Quindi come funziona il rasoio regolabile? Allora, innanzitutto ha un coprilametta che è amovibile, no? Amovibile, si monta la lama, che vado già a montarla per poi fare le varie misurazioni. Te capì? Varie misurazioni. Bisogna sempre fare attenzione che la freccia sulla testa sia corrispondente all'attacca sul coprilametta, sia vita, termine corsa, e poi ci sono degli indici sul manico e si può agire sulla regolazione, che io metto già 5 plus, in questo caso 5 plus la massima apertura. Novità della misurazione di questi rasoi e che utilizziamo anche il calibro, ma come un ragioniere che usa il calibro. Adesso innanzitutto vediamo se siamo capaci. Allora, larghezza della testa, qui abbiamo 25 e 65, poi abbiamo la lunghezza abbiamo 41 e 12 di lunghezza, e la lama che sporge lievemente sui bordi siamo a 42 e 77, quindi oltre un millimetro, però direi che non è neanche da considerare, è veramente marginale la differenza di... in cui si sporge la lama. Vediamo anche la lunghezza del manico. Lunghezza del manico, se riesco ad agire sulla profondità del calibro non sarebbe neanche male. Questi qui sono i problemi della diretta, quasi. Quindi abbiamo 89-86, quindi abbiamo 90 mm, ma è imponente comunque come rasoio.
e in ultima la misurazione del diametro del manico. Abbiamo 12 mm, eh? 12 mm. Ma allora, direi che il rasoio è sicuramente ben costruito, si vede che è pesante, qui si è stata utilizzata una lega di ottone, oppure ottone direttamente, anodizzato, quindi c'è una copertura. L'anodizzazione è un trattamento che previene l'ossidatura, quindi è comunque molto, molto bella da vedere, satinato, è elegante sicuramente. Però domani dobbiamo vedere come agisce. Sarà un po' difficile perché ieri mi sono tolto praticamente tutta la barba, anche con il contropelo, avevamo usato l'Icon B1 standard, quindi vediamo domani che cosa riusciamo ad ottenere con questo Parker Variant. Molto bello, molto bello. Vediamo se è potente come Progress 500. Io devo dire che con il peso rilevante può dare filo da torcere. Quindi io, carissimi amici, vi auguro buon pomeriggio, ci vediamo sicuramente domani per la rasatura, e sarà domenica, fate i bravi. Ciao da Maru, dal canale della rasatura del neofita, guaglio!